Ciao dolci unicorni, mi è arrivato il pacco da parte di Bon Pretty Store. Io veramente adoro questo sito, ormai ve ne parlo sempre, faccio tantissimi video in collaborazione insieme a loro perché veramente mi trovo bene. Le spedizioni, ora ve lo dico subito perché tutti mi dicono quanto passa per le spedizioni? Passa di solito un mese e mezzo, quindi le spedizioni ovviamente sono lente, però vi arriva tutto super imballato, non c'è il rischio che perdete niente, che i pacchi si perdono, rimangono in Cina, non arrivano, arriva sempre tutto, almeno sono stata sempre fortunata. E se vi può interessare, giù nell'info box lascerò lo sconto per voi del 10% di sconto e vi consiglio di andare a spulciare le cose perché hanno tantissime cose a pochissimo prezzo. E adesso vi mostro cosa ho scelto e quindi cosa mi hanno inviato. Ho scelto una cosa che non potevo lasciarla lì perché voi sapete io sono stramba e quindi non potevo non prendere questo qui. Oh, sembra un lecca lecca ma in realtà è una gomma e io sono malata per le gomme, voi lo sapete, ho tantissime gomme di tutte le forme, mi mancava il lecca lecca, però io lo volevo rosa e mi è arrivato azzurro e verde, ma pazienza, perché non potevo scegliere il colore, perché alcune cose mandano i colori random, che è una cosa che io odio proprio per questo motivo, e di altre cose invece potete scegliere i colori, e in questo caso non mi è arrivato rosa, pazienza, però è molto figo, è molto bello e costava veramente una miseria, tipo 60 centesimi, 70 centesimi, yeah, nuova gomma, lecca, lecca, no, non si può leccare, se no moriamo così in diretta. Poi, una cosa super super figa, figherrima, è questa cosa qui, che in realtà sembra una penna, sembra mentre una siringa, una cosa molto strana, però è molto utile. È una penna che all'interno ha tutti i colori a cera, piccolissimi, molto piccoli, 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 e potete cambiarli, quindi è intercambiabile, qualsiasi colore volete, poi lo andate a sostituire e così via. Ve le ricordate quelle gomme oppure anche le matite? Quando finiva la matita, tata, andavate a mettere l'altra, la punta della matita, è una figata, a me piace veramente tantissimo, costava poco e quindi andatelo a spulciare, anche perché giù nell'info box, oltre al codice sconto, metterò anche i link di tutte queste cosuzze e quindi le andate a vedere. Poi, una cosa che mi ha colpito tantissimo, ma proprio tanto tanto tanto, è questo qui. Questo qui è niente, un semplice quadernetto a righe, molto carino, molto simpatico, dove potete mettere la data, potete appuntare la qualsiasi cosa. E mi piaceva perché ha l'effetto tipo galassia, tipo prisma, e poi c'è anche qua il simbolo della piramide, non lo so, sogna e esplora. Mi piaceva tantissimo e quindi ho preso questo e insieme ho scelto di prendere la penna semi abbinata. Ed è questa qui. È molto 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 bella, sempre con effetto galassia, che poi abbinata in effetti è perché c'è scritto sempre sogna ed esplora ed è bellissima. Allora, la classica penna così. La cosa che mi piace anche di questa penna è che sotto è alla punta, non appunta, alla punta non appunta, ma ce l'ha arrotondata come piacciono a me, quindi niente. Mi piace, ancora c'è il pallino qua, pensavo che era sporco, no, è il pallino protettivo della penna. E quindi queste qua per la scuola, secondo me, sia il quadernetto, sia la penna, sia questo qua con tutti i colori a cera, è una figata pazzesca, in più la gomma, però il colore, vabbè, lasciamo perdere. Sono molto utili per la scuola, troverete veramente tantissima roba di cancelleria e cose cartopazze. E poi per ultimo, che non c'entra nulla con la scuola, ma che è... Io adoro queste cose che vi sono a mostrare, sono questi. Questi qui li avevo presi anche da Tiger, ci sono anche da Tiger, però questi qua sono 6, dato che ne potete trovare meno, però questi qua sono utilissimi, ad esempio io quando devo andare a caricare il telefonino che c'è il filo che penzola un pochettino e mi dà parecchio fastidio, il filo si può mettere all'interno di questi affarini che non so come si chiamano, comunque portacavi. Chiamiamoli così, e sono molto utili, infatti adesso penso che andrò a sistemare tutti i cavetti della PlayStation, delle mie varie console, di tutto, per tenerli in ordine, perché vedere i cavi che penzolano mi dà parecchio fastidio. E quindi niente, spero che questo video vi sia stato utile o comunque vi abbia tenuto compagnia, e se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e seguitemi su Instagram e soprattutto andate a spulciare il sito della Bon Pretty Store. Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!